un'autentica vocazione quella di Angelo Lombardi, la dimestichezza con le bestie. Per questo convinto zoofilo è un giochetto da bambini convincere perniciosissimi rettili ad elargire il loro veleno che la scienza medica utilizza a salutari scopi terapeutici. Il popolare amico degli animali ha messo su un piccolo ma ben fornito zoo privato nei dintorni di Roma. Un falco giocoliere fa le veci del portiere. In confortevoli gallerie di vetro, rari esemplari della fauna esotica attendono il loro turno di divi della televisione. Sugli animali feroci. Beh, animali feroci non esistono. Esistono animali deboli e animali forti. E fra questi, quelli che hanno mangiato e quelli che devono mangiare. Un consiglio personale, si guardi da questi ultimi.